E a Vieste sono giunti ieri pomeriggio quattro ciclisti cuneesi artefici di un tour di 1.000 km in bicicletta da Cuneo appunto a Bisceglie, finalizzato a raccogliere fondi per beneficenza e per sostenere il gemellaggio tra le due città. Artefice dell'evento l'associazione Over 50 Football Club di Cuneo, promossa da Alfio Baudino ed Enzo Do, con Alessandro Portieri, una vera e propria missione per conto di Dio, hanno detto quella che hanno intrapreso i quattro over 50 cuneesi. Partiti l'11 giugno da Cuneo, arrivo previsto a Bisceglie domani 19 giugno, i quattro, come detto, ieri pomeriggio, li vedete dalle immagini, sono arrivati a Vieste, dove nello splendido scenario della rotonda di Marina Piccola sono stati accolti dal vice sindaco e assessore al turismo Rossella Falcone, e dall'assessore allo sport Dario Carlino e dall'ex dirigente scolastico Paolo Soldano, tra gli organizzatori della tappa a Vieste. Hanno ringraziato per l'accoglienza ricevuta, ma ora sentiamo proprio loro, le loro impressioni nel giungere a Vieste e il saluto dell'assessore Falcone. Questa iniziativa nasce dal fatto che noi giochiamo a calcio, ci troviamo per motivi di sport e il calcio ci consente di evadere, di essere incoscienti e di dimenticare i nostri problemi. Pur avendo un'età abbastanza, diciamo, consistente sui 50-60 anni, abbiamo ritenuto di donare delle settimane di sport ai dei giovani con patologie degenerative, patologie terminali e attraverso la Dinamo Camp. La Dinamo Camp è un'associazione che ha la sede a Pistoia e riabilita questi bambini attraverso il gioco. Quindi alcune settimane questi bambini dimenticano di essere su una sedia a rotelle, dimenticano i loro problemi. Quindi abbiamo sposato questa iniziativa e in tutte le nostre manifestazioni che organizziamo nel Cuneese e chiediamo a chi partecipa di donare 1 euro affinché questo progetto possa continuare, anzi migliorare. Dopodiché abbiamo deciso di andare a Bisceglie perché molte persone di Bisceglie partecipano a Cuneo, vengono a Cuneo a giocare a calcio e è nata con loro una particolare amicizia e entrambi abbiamo voluto incominciare a creare la possibilità di un gemellaggio tra la città di Cuneo e la città di Bisceglie. Quindi questo progetto sta prendendo piede a livello politico. E speriamo che entro la fine dell'anno, l'anno prossimo, si possa generare questo gemellaggio. Noi abbiamo intrapreso questo viaggio da Cuneo a Bisceglie per solidarietà, per la Dinamo Camp, ed era partito questa cosa come un gioco. Quindi io e il mio amico Gian Amedeo, assieme a Ezio Do, il presidente, si era deciso di fare questo viaggio per andare a trovare i nostri amici a Bisceglie. Mi ha detto: perché no con la Dinamo Camp? E quindi ogni giorno pedaliamo per questi ragazzi della Dinamo. Abbiamo un sito dove si può andare a fare delle donazioni, è molto semplice, c'è un clicca, dona ora. Anche un bambino può farlo. 1 euro a noi va benissimo, 10 meglio, 100 ancora meglio. Ogni cosa che arriva va direttamente alla Dinamo Camp e ci dà una grossa mano a pedalare. Noi tutti i giorni attraversiamo l'Italia, conosciamo gente fantastica come qui oggi, che ci ha accolto in maniera incredibile. Ci danno una gran forza per continuare questa iniziativa che è partita 3 anni fa da un'idea di due amici, due o tre amici a cena. Classica. E domani proseguiamo questa nostra avventura fino ad arrivare a Bisceglie e pubblichiamo sul blog ogni cosa che facciamo. Voi andate, cliccate, donate e dateci una mano perché lo facciamo per i ragazzi della Dinamo Camp e per conoscere tanta gente e divertirci. No, certo, è un viaggio fatto con le gambe, ma soprattutto un viaggio fatto con le emozioni, con la testa. È un viaggio che ha attraversato il nostro magnifico, stupendo paese, ci ha fatto apprezzare gli odori, i colori, le sensazioni, le emozioni sono state tantissime. E abbiamo avuto al nostro fianco un equipaggio di due persone che sono loro due che hanno guidato il camion, ci hanno supportato
metro per metro, perché purtroppo all'amico Alfio si è rotta la batteria e quindi trovandosi sul gran sasso in quelle condizioni è stata dura. Loro hanno fatto sì che noi potessimo comunque vivere questo viaggio in modo emozionale, cioè la stanchezza non ha avuto il sopravvento e abbiamo conservato e portato dentro di noi le cose più belle che siamo riusciti a catturare in questo viatico meraviglioso. Questa è un'iniziativa lodevole che l'amministrazione ha accolto immediatamente. Infatti ringrazio i Bike Brothers per aver scelto Vieste quale tappa di questo viaggio dal contenuto così elevato. Noi gli diamo il benvenuto e speriamo veramente che il loro progetto continui. Sono iniziative che devono essere prese ad esempio in tante altre realtà. Noi siamo pronti a sostenerle sempre. La città di Vieste, penso che questo sia stato il primo incontro che abbiamo avuto con loro, avranno l'occasione oggi di conoscerla e quindi auspichiamo che sia magari l'inizio per una collaborazione, perché l'amministrazione di Vieste, il comune di Vieste è sempre pronta ad accogliere iniziative similari. Quindi grazie e in bocca al lupo per questo progetto, con l'augurio insomma che si riesca a farne diventare un progetto ancora più grande ed ambizioso. Grazie a voi. Grazie mille. Bellissima iniziativa, senza dubbio, si pensa naturalmente alla